Pronto? Buonasera signorina, sono l'operatore 148 di Compass. Vorrei parlare con Francesco Stravolo, per favore. Di cosa si tratta, mi scusi? Si tratta di un finanziamento del signor Stravolo. Un attimo solo, glielo passo. Grazie infinite, prego. Buonasera. Buonasera. Pronto? Signor Stravolo, buongiorno, mi scusi se la disturbo, sono l'operatore 148 Compass. Per il finanziamento di Vincenzo Stravolo, cui lei ha fatto da garante. Lei è il signor Francesco Stravolo? Sì. C'è un finanziamento a nome Vincenzo Stravolo. Sì. Che cos'è, suo figlio? Sì. Cui lei ha fatto da garante. Il motorino? Non lo so se a noi avete comprato un motorino. Motorino. Noi diamo i soldi, poi quello che ne fate non ci riguarda. No, io ho fatto la garanzia del motorino. Esatto, 55.000 euro. No, 5.000 euro, 3.000 euro, sono 36 effetti da 140 euro. Sono 139,60 per l'esattezza. Sono 5.000 euro. Vabbè, comunque da gennaio che suo figlio non paga. Ma che cosa? Il motorino? La Rates ha pagato un'altra data, ieri ha pagato un'altra rata, sta dicendo. Non ho capito cosa ha detto. La rata del motorino? Sì, la rata del motorino. L'ha pagata ieri, ha pagato. No, guardi che è da gennaio che non arrivano i pagamenti. Lei paga col bollettino, lei, suo figlio, insomma, paga col bollettino postale. E non arrivano i pagamenti dallo scorso gennaio. Siccome già 5 mesi fa vi abbiamo chiamato perché era stato pagato con ritardo, poi il pagamento è arrivato. Scusa. È la seconda volta, però adesso basta, insomma, decidetevi che volete fare, se volete pagarlo o meno, perché sennò passiamo immediatamente. Lei ha le ricevute? Può appunto dire pagato l'altra una. Ma lei è in possesso delle ricevute? Senta, abbia pazienza, no, allora cosa, mi dia i numeri. Prima cosa no, si mette e parla come si deve. Perché lei non sa con chi sta parlando. E perché? Con chi sto parlando? E sto parlando con una persona, so. Un'altra che parla. Non mica... sta con me. Capito? E mica le ho detto. E secondo me sta bene, prima cosa. Per telefono. Oh. Capito? Vabbè. E sto parlando con un'altra persona. Che se tu sei scostumato. Beh, che cosa le ho detto di così offensivo? Non mi deve permettere di dire, lei non va, prevediamo. Capito? Io le sto dicendo che qua i finanziamenti... Con gamma è per piacere. I soliti napoletani. No, sonso, c'è un povero sonso. Sì, proprio una cosa. Vede, dice le dice le parolacce, proprio i soliti napoletani. E tu sei scemo e sei sonso, ancora. Guardi, abbia pazienza, veramente, che tristezza. Vabbè. Capito? Tu fai schifo proprio. Sì, anche andava nei pandemonium. Senta... Guardate, pure a fanculo, manda, bene? Non chiamami più in ditta. Non ti permetto di chiamare più in ditta. E dove la devo chiamare? A casa. A casa. Capito? Scusa, lei perché ha lasciato questo numero qua? Io non ho lasciato nessun numero. Come no? Io ce l'ho scritto sulla sua cartella. Non sono i cazzi, non ho nessun numero. Ma chiama mio figlio e ti faccio sapere. Non mi permette più che mai in azienda. Ma è proprio, guardate. Se no ti denunzio. Io ho provato a chiamare suo figlio. Non mi rompere il cazzo, non fai qua. Io ho provato a chiamare a suo figlio, però suo figlio non mi ha risposto. Se la smette di dire parolacce, no, che tu sei scostumato, una persona scostumata. Ma lei dice le parolacce. E tu sei scostumato, ti tratto bene. Altrimenti, e ti picchiassi e ci stai vicino. Vabbè, però, calmo, calmo. Capito? Non mi rompi il cazzo e ti stacchi il telefono. Non ciao. Non dire le parolacce. Vincenzo. Dimmi. No, ma avvisate prima, e mo ti mando pure a fanculo e poi mi mandate a fanculo. Cioè, non me l'ha fatta all'improvviso, Gigi. Cioè, non me l'hai a tradimento, ma avvisate. Poi vai, ti stacchi il telefono e poi mi ha attaccato il telefono in faccia. Cioè, educatissimo questo sì. Vincenzo! Dimmi, papà. Adesso richiamiamo e ti fai passare tuo papà. Pronto? Ciao, buongiorno, papà, sono Enzo. Questo è mio padre, per favore. Sì, un attimo, solo Enzo. Pronto? No. Mi sono chiamato io a te, sono chiamato. Ma mi vuoi passare qui a forza di famiglia a me luce. Ma perché? Che succede? Ma chiamati la combazza tu. Ma chi mi ha chiamato? Pure a me in coppa telefonica. E nello mese c'è un po' mi dice. Tu un po' mi dice nati, da me, e non papà. Vai, purtroppo mano si vuole, ma secondo me è la patente cose. Metti ma poi a tu paese piazzando 140 per pavarata. Vabbè, ma prima da poco. Ma che parla, non gli mai. Ma ci c'era un po' mi ha ammazzato qui, dai, ti lascio fare un motorino. Dai, scusa. No, sono sempre quello di prima, l'operatore della Compass. L'altra volta chiamare qua. E non dovevo chiamare?
No, Dio, a me mi chiama. No, ma io sto con vostro. Io sto con vostro figlio Vincenzo. Vincenzo! Non, con te voglio mai parlare, no. Per stemperare poche le tensioni di questi giorni, ti hanno fatto un bello schizzo. Siamo per Radio Marche. Azzulli che stemperà, vici? Sì. Secondo me, altro che stemperà, quando torna a casa a Busch. Fabio, ma è normale, io a poco mi ho stupiato, mi ho tutto un vero, volevo mettere poche di. Ah, cioè, giustamente, quello sta a casa, non si può muovere, dice, ma che no, faccio? No, sto al negozio, però aspetto poche di, ma così. No, ma è giusto, è comprensibile, per l'amor di Dio, è comprensibile. Signor Francesco, state sempre là? No, se... mo so proprio. Quale piede ci hai rotto? Il sinistro o il destro? Il destro. È stato a corto sinistro, mo. Chi si rompe pure sinistro.